Ciao e bentornato sul Soul Mask. Oggi andremo un po' avanti con questa nuova avventura e iniziamo subito con andare a craftare del linen. Questo ci servirà per andare a fare i primi pezzi della nostra armatura. Allora, adesso cerchiamo di fare il primo tavolo o bancone e ci serve un po' di legna. Ogni albero ci dà della legna diversa, poi adesso lo capiremo. Ops. Allora, vediamo un po' se riusciamo a fare almeno questo, il carpenter table. Ci mancano ancora dei log, eh. Ci sta dando tutti. Vediamo un po' il log se questo me lo dà. No. Resina. No, questo è hardwood. Questo log chi è che lo dà? Siamo pieni, andiamoci a svuotare un po' in base. Oh, sti cani sono veramente forti, aiuto! Sai che qua ci stanno anche i piranha, eh. Quindi dobbiamo stare attenti. Non abbiamo l'arma perché. Se riusciamo a farcela velocemente. Questo morde. Meno male che non entrano in acqua, va. Vediamo se riusciamo a beccarlo da qua, no. Cane malefico, fortissimo sto cagnetto. Allora, bush dog. Eccolo qua. Ci dovrebbe essere un altro qua. L'avevo visto qui dietro. Alla. No, è sparito, è scappato. Ah, è quello che c'è del movimento. Ah, sta mangiando il tacchino. Forse hanno quel simbolo rosso perché sono aggressivi. Guarda, almeno. Vabbè, se ne sono andati. Però. Noi adesso approfittiamo del cane. Ok. E stavo dicendo che qui in acqua, purtroppo sono morta lì perché ci sono i piranha e mi sa che non posso andare a recuperare la roba. Dov'è quel cadavere? Ah, eccolo qua. Allora. Roba da ottimo. Allora, torniamo in base perché tanto stavamo cercando la legna, però un po' l'ho fatta, l'ho trovata, quindi dovremmo essere in grado, vediamo di fare almeno quello lì. Eccolo, il primo. Così vediamo cosa ci fa fare nel carpenter table. Cioè, fa mettere un po' al centro. No, vediamo. No, però questo non si vede. Allora, possiamo. Oh, finalmente possiamo andare a fare le assi. Quindi facciamone un po'. Non possiamo fare più di tanto perché le avevo messe. Ok. E qui possiamo fare queste che ci servono. Facciamo ora il loom. Peccato che non li fa mettere molto appiccicati. Un po' al centro della stanza. Vediamo qua cosa ci fa fare. Ah, ecco allora. Qui proprio possiamo andare a lavorare, non più direttamente l'inventario, ma qui dentro. Tutta la roba per andare a fare le armature, quantomeno in cotone. Dunque, ci andiamo a fare questi, perché questi qui. Servono, ne facciamo una decina per andare a fare questo benedetto letto. Ora facciamo un grinder. Oh, è arrivata notizia, ho messo giù quel
Super falò, è arrivata questa. Ma chi è? Ah no. L'abbiamo catturata forse. A parte la nostra tribe adesso questa. In teoria questa nuova ragazza che abbiamo reclutato ci dovrebbe dare una mano ai tavoli. Vedete, abbiamo messo così, ho messo che vada al tavolo, del macellaio, che faccia la carne marcia e quantità illimitata. Proviamo a salvare. Vediamo un po' se fa qualcosa. No. Non sono riuscita a capire come mandarla a fare le cose. Comunque, per il momento sta così imbambolata. Intanto abbiamo fatto questo nuovo tavolo, abbiamo fatto la ceramica, quindi ce ne servono due per andare a fare ancora un nuovo tavolo. Quindi dovrebbe essere il tavolo della cucina. Vediamo dove è andata a finire. Ma eccolo qua, la stufa. Quindi adesso andiamo a posizionare se ci sta qui dentro. No, un po' grande, dobbiamo allargare casa di già. Vediamo se ci sta anche lì. No. In realtà non si possono poi tanto appiccicare. Niente, allora dobbiamo allargare casa. Comunque, lo vedremo magari un'altra volta come funziona. Allora, Jesse, devi uccidere quell'animale là. Vai. Mazza che salto. Però vedi che... No, Jesse, mamma mia. Ti sei fatto scappare, dai, rincorrere un po'. Ok, però poi lo dobbiamo spogliare noi, perché visto che c'avevi anche il coltello. Insomma, mi sembra un po' scarsa come aiutante, eh. Vabbè, vedremo se migliori col tempo. Dunque, allora, vediamo se riusciamo a riparare questo che si è rotto. Repair, ok, perfetto. Quindi possiamo andare a riparare tranquillamente. Allora facciamo anche questi qui. Questo non c'è bisogno di togliere. Tasto F. Ok, perfetto. Oh ragazzi, all'improvviso si è messa in moto Jessie. Ottimo, così sta facendo quello che gli avevo ordinato di fare. Bisognava semplicemente rilogare. Ottimo. Diamo un appuntamento per un prossimo video, vi ringrazio per la visione, come sempre vi chiedo un bel mi piace, se volete vedere altri video commentate qui sotto e naturalmente se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale. Ciao!